Ma ci avete fatto caso che in questi giorni sulle prime pagine si parla di tutto di più? I vitalizi, la Salis, le ferie dei calciatori della nazionale, un po' di tutto pur di non parlare di lui. Perché lui sta diventando un problema, eh. Mo che novembre si avvicina, chissà che cosa succede alla Casa Bianca. Mo che in base a chi si siede lì potrebbero cambiare i balletti europei. Non sanno benissimo che devono fare con lui. E tutti ci speravano, e come se ci speravano, che si arrivasse a novembre per inerzia, fischiettando, temporeggiando. Per questo che non hanno gradito che accendere i riflettori su di lui sia stato un altro lui, Viktor Orban. Viktor Orban è cattivo. Oh, sei cattivo! Un cattivo che si permette di andare a parlare con un cattivissimo. Questo è più o meno il resoconto che viene fatto di quell'incontro. Orban, appena arrivato alla presidenza di turno della UE, fa questo gesto pazzo, folle, irresponsabile, imperdonabile di incontrarsi con Putin. E quando si incontrano i super cattivi, quelli che si sentono super buoni non possono far altro che inorridire. Per Charles Michel, ad esempio, la presidenza di turno dell'Unione Europea non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto della UE. Il Consiglio europeo è chiaro, la Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima, nessuna discussione sull'Ucraina può aver luogo senza l'Ucraina. Sconvolgimento anche per Valéry Ayer, il primo ministro Orban agisce senza mandato e non nell'interesse dell'Unione europea. Se queste voci saranno confermate, condanniamo questo sforzo solista nazionale. L'Unione europea è unita per l'Ucraina, non Viktor Orban con la sua agenda nascosta. E che dire di Borrell, che pure lui insieme in sintesi ha detto che nonostante Orban adesso eserciti la presidenza di turno del Consiglio fino a dicembre 2024, questo non significa che vada lì in rappresentanza dell'Unione Europea. Per concludere con cuor di leone Tajani. Lui va a Mosca come primo ministro ungherese. Non mi sembra il momento di fare visite in Russia. Sono tutti sconvolti da questa oscenità. Certo, fino a prova contraria ancora mica stiamo a novembre, no? Ad oggi su quella seggiola non è cambiato niente. E che diamine, certe terga si leccano fino in fondo. Eroi! Fatto sta che il mantra della stampa e dei politici è sempre lo stesso. La pace dell'Ucraina, non si parla di pace senza l'Ucraina. Lo deve decidere l'Ucraina. Al punto che non solo è sembrata perfettamente normale a tutti quella ridicola conferenza di pace in Svizzera diventata poi un flop tremendo perché di solito la pace la devi fare con i nemici, non con gli amici. Vabbè, ma quelli sono dettagli, dai. A tal punto che mentre parlavano a nessuno gli si è venuto in mente che cazzarola, ma Orban effettivamente prima di andare da Putin c'è andato da Zelensky. Purtroppo non gli è proprio venuto in mente. Eh sì, perché di quella visita sembra non averne avuto contezza davvero nessuno. Nessuno vuole ricordare che c'è andato ancora prima di essere andato da Putin e che quando gli ha proposto le condizioni per il cessate il fuoco al fine di avvantaggiare i negoziati, lo sapete Zelensky che gli ha risposto? Sto cazzo. Sì, gli ha risposto proprio quello. Sì, ve lo giuro. Sto cazzo. Dai. Perché è quello che risponde da 3 lunghi anni. La pace non fa parte del vocabolario di Zelensky, ancor meno di quanto non faccia parte del vocabolario di Putin, che pur essendo per l'Occidente sua mostruosità, in realtà di condizioni di pace ne ha parlato più volte. Da quei famosi accordi di Istanbul del marzo 2022, belli cannati ormai, fino all'ultima proposta di qualche settimana fa con il ritiro degli ucraini dalle regioni di Kherson, Donetsk, Lugansk e Zaporizhia. Ma quella è sua mostruosità. E giustamente non è che si può far sapere troppo in giro che a non volere la pace sia proprio quello che la guerra la sta perdendo, che la guerra a oltranza la voglia, l'aggredito, quasi pressoché sconfitto. Quindi della visita di Orban da Zelensky, niente, in Europa non se ne ricorda nessuno. Eppure era da un sacco di tempo che l'Europa chiedeva ad Orban di distendere i rapporti con l'Ucraina. In Europa non se la ricorda nessuno, ma non mi pare nemmeno che ci si siano dissociati, cosa che invece hanno fatto con quell'altro. E quando Orban va da quell'altro, oh! Orban mette in imbarazzo l'Europa, Orban parla solo a nome suo, Orban sta a fa la passerella politica, vabbè, ma Orban è filo russo pagato in rubli, fa la propaganda del Cremlino, che ne so, perfino pacifinto. Tanto so queste cose che dicono da 3 anni, quindi figurate se non le possono dire Orban. E certo che dopo 3 anni avere ancora a che fare con cotanto analfabetismo è tosta, eh. Ah, allora abbiamo capito, a Pablo gli piace Orban.
No, a Pablo Orban gli fa l'esatto contrario del piacere. Ma siccome non vado all'asilo nido, riesco a fare un pelino ragionamenti più complessi. E vi assicuro che se ci riesco io, ci può riuscire chiunque. Riesco ad esempio a capire che in politica i leader non sono dei San Francesco ambulanti. Così come riesco a comprendere che le guerre non si fanno per le ideologie. E manco la pace si fa con le colombe bianche e coi ramoscelli d'ulivo. Ma che guerra e pace sono disciplinate dal violino più piccolo del mondo. Lo sai cos'è questo? È il più piccolo violino del mondo. I soldini. Quindi so che un leader, quando fa le cose, non le fa perché è cattivo. Monello! Sì, un monello! Oppure è buono, un bel presidente. Com'è buono lei? Lo fa per interesse. E sapete, gli interessi economici che disciplinano i rapporti tra gli stati, come si chiamano? Diplomazia! Che è quella forma di intelligenza umana che, chi ce l'ha, dovrebbe mettere in atto per trasformare le bombe in soldi e la gente morta in tanta gente viva. Quindi sì, io lo so che Orban non è Madre Teresa di Calcutta, certo. E avrei molto da dire anche su quell'astensione all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea quando avrebbe potuto mettere il veto. E avrei anche molto da dire sul momento in cui decide di fare tutto questo. Un po' troppo tardi e in un quadro un po' troppo più comodo rispetto a prima, con un'Europa tra le spinte delle destre sovraniste. Ma so anche che quello che ha fatto Orban avrebbero dovuto farlo prima e tutti in Europa. Prima, non ora che il presidente americano vacilla, in tutti i sensi, perché si è dichiarato pure donna. Prima, quando c'era da dimostrare in Europa di avere la schiena dritta e quando la situazione era molto più scomoda. Orban non va dall'Ucraina e dalla Russia perché crede nella pace delle colombe bianche, ma perché detiene rapporti bilaterali con l'Ucraina tanto quanto con la Russia. Rapporti legati nello sviluppo economico, nella sicurezza energetica. Gli interessi dell'Ungheria con la Russia sono legati dalla Russia Rosatom, incaricata dall'Ungheria di costruire due nuove centrali nucleari a Pax. Rapporti con la Russia Transmash Holding per la costruzione di vagoni ferroviari, contratti di fornitura di gas della durata di 15 anni con Gazprom. Le relazioni con l'Ucraina invece sono disciplinate dal fatto che condividono 140 km di confine. In Ucraina vivono circa 150.000 ungheresi, prevalentemente nella regione della Transcarpazia, ed è proprio in relazione a queste minoranze che le relazioni sono diventate complicate nel corso del tempo. Ma non è quindi difficile comprendere come e perché Orban vada a parlare con entrambi e come la guerra tra le due sia per Orban una questione che va risolta. È Orban forse un pacifista col saio? No, Orban è un politico canaglia tanto quanto tutti gli altri politici. Una canaglia politica esattamente come il volto angelico dei Dem, più Dem le cui bombe sono arcobaleno. E una volta che abbiamo capito che se non sei una canaglia e leader politico non lo fai, da occidente a oriente passando per il continente nero in tutto l'orbe terraqueo, allora al massimo, anziché tra buoni e cattivi, possiamo distinguere tra chi la merdaccia la fa ma mandando i popoli a morire e di chi resta merdaccia ma almeno cerca di fare affari con altre merdacce. Così se fai i soldi le bombe non le tiri. Ecco forse perché l'Europa si è imbarazzata così tanto, perché quella foto di Orban accanto a Putin dimostra che la diplomazia si poteva fare e non l'hanno fatta. E non l'hanno fatta perché erano al soldo. Quando Orban arriva da Putin, Putin è molto chiaro, sa che quello sta andando lì non solo in qualità di Viktor Orban ma anche come presidente di turno della UE, e rimarcandolo sta dicendo proprio: vedete, mentre voi occidente con me non ci parlate perché io sono il macellaio, io sono il criminale, fate quelle buffonate svizzera, io che sono il cattivo dei cattivi invece con voi ci parlo. Ma sa anche che l'iniziativa di Orban non è condivisa dall'Unione Europea e quindi c'è poco da parlare, perché anche accettasse una qualunque forma di accordo l'Europa non la riconoscerebbe. Sa anche che la mancanza di accordi non dipende da lui che ne ha proposti più volte, ma come ha detto dipende dai partner. E lì gli sta chiaramente dicendo all'Europa che devono andare a parlare col loro padrone se la pace è veramente quello che tanto gli sta a cuore. Così come sa che Zelensky non potrà mai accettare questi accordi, perché accettare gli accordi significherebbe far decadere lo stato di emergenza di guerra e dover procedere ad elezioni, e questo potrebbe costringere tutti alla brutta figura che manco gli ucraini la vogliono questa guerra, calando proprio le braghe del fatto che si tratti di una guerra per procura. La presenza di Orban lì imbarazza, perché dimostra chi è che davvero non vuole la pace, chi è che davvero non parla con chi è davvero chi si oppone e si è sempre opposto alla mediazione, e quindi ha
altro che imbarazzo quello che ha fatto Orban, si doveva fare di più e prima. A me non mi mette in imbarazzo Orban che fa l'unica cosa che tutti avrebbero dovuto fare in Europa. A me mi mette in imbarazzo vedere un'Europa che non conta niente e si permette pure di fargli indispettita. A me mi mette in imbarazzo vedere come i leader europei parlano come i ventriloqui con la mano nel culo messa dagli USA. A me mi mette in imbarazzo continuare ad ascoltare Tajani, che dice cose che sono un'offesa all'intelligenza delle persone. La pace la deve decidere l'Ucraina. Si è mai vista una pace che viene decisa dallo sconfitto? E non si è mai visto nemmeno che chi esce sconfitto insieme all'Ucraina, cioè noi europei, se mettiamo pure a detta legge. A me mi mette in imbarazzo dover pensare che uno come Orban sia molto più politico di quanto in Europa non ci abbiamo dei puppets, che quelli che consideriamo tutti mostri del mondo ci abbiano molto più sale in zucca di quelli che consideriamo le facce d'angelo. Mi mette in imbarazzo pensare che se questi tentativi si fossero fatti prima con Orban o X o Y o chi ve pare, forse stavamo tutti un po' meglio e c'erano un sacco di fide madre vivi. Mi mette in imbarazzo vederli convinti di contare qualcosa quando in realtà si sono messi nella condizione di non contare niente. E quando dopo che gli hai portato armi, soldi, gli chiedi la possibilità dei negoziati e Zelensky ti ride in faccia, beh, è un po' difficile non considerasse i camerieri. O no? A me imbarazza che dopo 3 anni ancora stiamo così a criminalizzare la diplomazia. E io sinceramente, se fossi l'Europa, mi imbarazzerei di più a guardarmi allo specchio, non de Orban.